Ben nel pomeriggio. Ed ora la linea passa a Franco Terenzani e al suo ospite per lo sport. Sì, buonasera anche da parte mia. L'ospite, andiamo subito a presentarlo, Giancarlo Stocco, presidente della Lega Italiana Beach Rugby, quindi beach, cominciamo a parlare ovviamente anche di spiaggia, rugby che si gioca sulla spiaggia al termine di tutti i campionati federali e anche del Forum Iuli. Ma anticipiamo un attimo le notizie per quanto riguarda il rugby con il calcio, perché l'Udinese è in riposo dopo la gara pareggiata contro il Torino, mentre il basket è in grande movimento. I bianconeri di Decagno riprenderanno solamente domani la loro preparazione in vista del prossimo turno di campionato, che giocherà questa volta la domenica a Parma contro il Parma, mentre il basket, come dicevo, in vero fermento. Mentre stiamo parlando, è in corso la partita a Trieste della Telit contro la Benetton di Treviso, una partita importante, secondo turno per quanto riguarda i playoff scudetto, e la Snaidero è in campo a Napoli contro la Record Napoli invece per il primo turno dei playoff per quanto riguarda la Serie A2. E veniamo però al rugby dunque. Abbiamo detto già più volte dell'appuntamento importante a livello internazionale di sabato scorso con i ragazzi under 17 della nazionale italiana di rugby, appunto, che proprio a Udine al campo Gerli, vediamo appunto le immagini in queste che la regia appunto ci ha mandato, immagini della partita contro l'Inghilterra, una gara vinta dai nostri ragazzi, vero Giancarlo Stocco, che hai seguito appunto questi ragazzi e che hanno dato dimostrazione appunto di esserci. Hanno dato dimostrazione di saper giocare molto bene, tra l'altro da notare che tra i giocatori della nazionale italiana c'erano due udinesi, Macor e Zanni, poteva essercene un terzo, Piton, però si è fatto male, mi pare, no? Per infortunio non ha potuto rispondere alla chiamata. Una nazionale che ha vinto 11-6 contro i parità inglesi, da tener conto che aveva già vinto un mese fa a Palermo contro il Galles per 26-25 e in Irlanda una settimana prima per 23-18. Quindi una nazionale che sta seguendo di pari passo le orme della nazionale maggiore, che è entrata nel Sei Nazioni con soddisfacenti partita. Ecco, dopo questo incontro ci saranno altri test match per quanto riguarda la nazionale? No, per ora la nazionale va a riposo, anche perché ci sarà fra poco la tournée della nazionale maggiore, quindi l'attenzione è impregnata totalmente sulla nazionale maggiore. Per ora la stagione delle nazionali giovanili è terminata. Ecco, invece la stagione per la federazione, invece con i campionati Serie A, Serie B e Serie C, è quasi terminata, si è aggiunti agli ultimi momenti di questi campionati, ma intanto state già pensando al beach rugby, ossia quel grandissimo appuntamento che porterà squadre di nome proprio a Lignano prima e poi... Esatto, a Lignano Sabbia d'Oro, ecco, da 8 anni sto scorrendo le immagini dello scorso anno, da 8 anni il beach rugby la fa da padrone sulla spiaggia lignanese e anche su tutte le spiagge italiane, perché è il torneo più prestigioso d'Italia. Quest'anno Lignano dovrebbe disputarsi all'Arena Beach di Lignano Sabbia d'Oro, non dovrebbe, si disputerà all'Arena di Beach. Quando? Lignano, il che giorno? Il 22 luglio. La tappa, a meno che prossima settimana verranno aperte le buste, non si debba riuscire ad aggiudicarsi per il 28 luglio il master finale. Potrebbe essere addirittura che Lignano ospita il master finale, questo sarebbe un grandissimo appuntamento, insomma, per esatto, sulla per spiaggia. Di più teniamo conto che quest'anno grazie a un contratto con l'Eurometal il Forum Iuli organizzerà non solo una tappa o il master finale a Lignano Sabbia d'Oro, ma manderà in campo su due tappe, quella di Lignano e quella di Cagliari, un super team per aggiudicarsi la qualificazione del master finale e magari anche il titolo. Tre secondi, Giancarlo Stocco, è nato proprio da te, dalla vostra volontà, nato a Lignano Riviera, e adesso questo beach rugby sta veramente siamo arrivati fino a giocare, è una grandissima cosa. Sì, è una grandissima cosa, tra l'altro abbiamo anche grossi sponsor a livello nazionale che stanno puntando sul campionato del 2000. E noi seguiremo ovviamente il beach rugby e quant'altro su questo interessante sport. Lucia Tironi per i saluti finali del nostro giornale di oggi. Lega Italiana di Beach Rugby, veramente un catino infuocato, quasi 3.000 spettatori per assistere a queste finali del Master Campionato Italiano di Beach Rugby, Giancarlo. Sì, è stata una manifestazione che siamo riusciti come Forum Iuli, la società di Udine che organizza da 8 anni il Beach Rugby Lignano, a portare, a vincere le gare con la Lega Italiana Beach Rugby per riuscire a portare la finale a Lignano. Ed è stata veramente un grande successo, perché non solo la presenza di pubblico ma anche il livello delle squadre è stato notevole.
In più abbiamo avuto qualche piccolo patinamo d'animo perché, come ho detto, da 8 anni eravamo a Lignano Riviera, quest'anno ci siamo spostati a Sabbia d'Oro e temevamo di avere qualche problema. Invece la recettività dell'organizzazione del camping Sabbia d'Oro, che ha ospitato tutti i 150 giocatori anche per il terzo tempo, ci ha dato veramente una notevole mano. Sono state chiamate a raccolta 12 squadre maschili e 2 femminili, il livello della manifestazione è risultato come sempre eccellente, alla fine ancora una volta la spiaggia di Lignano è stata favorevole per la vittoria della Lazio, veramente l'anno di questa squadra. Sì, l'anno di questa squadra, perché nel rugby già nel campionato invernale a 15 la Roma ha vinto lo scudetto ed ora anche col beach rugby la Lazio comunque. Intanto scusami, vediamo delle immagini di rugby femminile, vogliamo segnalare le 2 formazioni che si sono cimentate. Esatto, nel femminile c'erano le formazioni del Grazia dell'Edda, Sinna e di Cagliari, che erano le campioni uscenti, che hanno perso quest'anno contro il Padova, questo è un famoso giocatore di Parma, Hogan. Mentre dicevamo della Lazio, ha vinto lo scudetto singolare che per la seconda edizione qua a Lignano, per la seconda volta la Lazio qua sulla spiaggia di Lignano vince lo scudetto. La Lazio che ha eliminato il rugby di Udine, che comunque si è comportato molto bene raggiungendo il 5° posto assoluto, e quindi è una testimonianza della volontà di riprendersi di questa formazione friulana. Certo, la rugby Udine era scesa quest'estate nel campionato estivo decisa a ben figurare, aveva vinto la tappa di Modena e qui alla Beach Arena di Lignano Sabbia d'Oro era partita col piede giusto. Sua sfortuna, sabato durante i gironi eliminatori ha trovato di fronte la Lazio che gli ha portato via il 1° posto nel proprio girone. Arrivando seconda poteva lottare solo dal 5° all'8° piazzamento, è arrivata quinta perché ha battuto tutti quanti. Ecco, approfittiamo della tua presenza, da quest'anno sei entrato nel consiglio direttivo del sodalizio udinese, quali sono le prospettive dopo l'amara retrocessione nel campionato di Serie C2, comunque dettata da una serie di infortuni che hanno compromesso le chance di salvezza della formazione bianconera? Sì, la retrocessione dello scorso anno dal rugby Udine dalla C1 alla C2 è dovuta ad una serie di infortuni incredibili, su 15 giocatori 12 infortunati, dal 4° posto in classifica girone d'andata a retrocedere alla fine del girone di ritorno è veramente incredibile. E quest'anno la rugby Udine ha cominciato già adesso a lavorare per risalire non solo alla C1 ma soprattutto per costruire una squadra veramente che sia un po' l'alternativa alla strapotere del Veneto. Oltre ai giocatori di Trieste è nato un accordo con la squadra del Pordenone e difatti i giocatori del Pordenone verranno a giocare da quest'anno con la rugby Udine, pur mantenendo però separati entrambi i livelli dei settori giovanili. La Leonorso Udine rimane indipendente, il settore del mini rugby del Pordenone a sé stante. Ecco, torniamo a parlare ancora vedendo delle immagini sempre suggestive della manifestazione che si è svolta all'arena di Lignano Sabbia d'Oro, la Beach Arena, sabato e domenica. Alla fine si è svolta anche una simpaticissima kermesse con gli spettatori, una selezione degli spettatori che si sono misurati contro i professionisti della pallovale. Sì, è stata una kermesse simpaticissima perché sia la mattina che il pomeriggio abbiamo invitato gli spettatori a scendere in campo offrendogli in cambio la maglietta, perché nel rugby per conquistarsi la maglietta bisogna combattere. Cosa è successo? Che sia la mattina che il pomeriggio si sono trovati 30 spettatori in campo che hanno cercato di emulare questi giocatori che state osservando, questi proprio in maglia bianca sono i campioni d'Italia della Lazio nella finale contro il Catania. Ed è stata una cosa veramente stupenda, perché pur dicendo chiaramente agli spettatori che non si giocava placato, bensì attoccato, per non intimorirli, ebbene questi giocatori ci hanno dato dentro, è una cosa incredibile, anche perché il rugby sulla spiaggia invoglia a giocare sempre di più e sempre con più enfasi. Abbiamo 30 secondi ancora a disposizione per parlare di una suggestiva iniziativa che vuoi portare a compimento, sempre sullo scenario di Lignano. Tu mi fai anticipare delle cose, comunque in sintesi stiamo cercando di portare a Lignano Sabbia d'Oro per il prossimo anno, visto che saremo ospiti alla Beach Arena per sempre,
una sorta di sei nazioni del rugby sulla spiaggia. In tal senso il presidente Stocco cercherà di muoversi per le maggiori realtà europee della pallovola proprio per presentare questo ghiotto piatto prelibato per gli amanti del rugby. Bene, io ti ringrazio, buon lavoro ancora per le tue iniziative. Termina così la nostra pagina sportiva e termina anche il nostro rotocalco informativo. Io vi ringrazio per la cortese attenzione e vi auguro un buon proseguimento di serata. Risentirci. Ed ancora una disciplina particolare. A distanza di un anno, sulla sabbia di Lignano bissano il loro successo i Gladiatori Lazio con la conquista del campionato italiano di beach rugby. Vai Gladiatori Lazio, lo scudetto di beach rugby 2000. Come già due anni fa, quando superarono in finale il Padova Beach, i romani hanno conquistato il titolo tricolore sul litorale di Lignano, stavolta superando nettamente nello scontro decisivo 5-0 il Catania, invece la sua prima finale nazionale. 2500 gli spettatori che hanno seguito questa partitissima dagli spalti dell'Arena Beach di Sabbiadoro. In precedenza la finalina valida per il terzo posto aveva registrato l'affermazione del Padova Beach sull'Urbano. Per il campionato femminile il Padova aveva invece strappato la vittoria in finale 7-2 alle detentrici cagliaritane del Grazia dell'Edda Sinnaca. Da sottolineare inoltre la buona prestazione offerta dai giocatori della Rugby Udine, che hanno chiuso al quinto posto nella classifica finale perdendo soltanto contro gli imbattibili Gladiatori Lazio per 5-0. Grazie.